Aspetta, forza. A Birbaccione. Ma che fai, Bari? Ma quale Bari? Qua non ci so Bari. Ah, non ci so Bari? E sta carta che è? Che è? Guarda. Alza sto. Io non la vedo. Ragazzi, va a chiamare guai. Oh, me vuoi lasciare? E no, voi? No. Vedete qualcosa? Boh, a me che mi importa. Bravi. Ma io mi impiccio. Che t'avevo detto? Qua nessuno vede niente. No, E invece la vedo io. E tu chi sei? C'hai l'occhio buoni assai per vedere quello che non c'è. Fammi vedere se c'hai il fegato. Eccolo qua. Su, dammi la massa io. Sta qua, tu. Torna. Ecco. Stacco. Eccoli. Vedi, qua. Che succede? Che è stato? Lasciami sto piede. E bravo Gaetano. Mescito fuori orari, gioco d'azzardo, risse con porti cortelli. Son cazzi tuoi, in carrera. La sua bagge, ma se vuoi chiamato io. State zitti, ci sono col filo mio. E voi con quel cartello che fa? No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bargello. E tu che stai a fare con quel cartello in mano? Di chi è? Che non vedi? Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco col piede, gli passava la carta, vedi? E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via. No, aspetta, alto. Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Vicario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, Guardia Nobile e Cameriere Segreto di Sua Santità Pio VII. Mio coglione, io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico indio di Napoleone, e perciò ti sia fotente per resistenza alla Ronda Pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In carrera! Allora devo provare a camminare, via! Ma che fai? Oh. Ma che c'entravo lui? Ma che c'entravo lui? Ma che c'entravo? Io stavo solo a vedere. Oh. Silenzio! Che succede qua, Marcello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gioco d'azzardo, risse, a mano al mare e falsa generalità. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, allora, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo? Ma sto a mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo, c'è pazienza.